della porti in campo le politiche caratterizzanti la sinistra che purtroppo sono mancate. Presentare alla città l'articolo 1 Movimento Democratico. Diciamo che a sinistra negli ultimi tempi potremmo dire che eppur si muove, qualcosa si sta muovendo in questo ambito. Infatti ci sono state alcune iniziative interessanti. In questa stessa sala è stato presentato il progetto di un nuovo centro sinistra cremonese. Recentemente a Cremona c'è stato Roberto Speranza, che ha presentato alla città quelli che sono i capisaldi valoriali di articolo 1 Movimento Democratico. Inoltre, a livello nazionale, come tutti sapete, nel fine settimana appena trascorso ci sono state iniziative particolarmente significative. Quella che ci riguarda più da vicino è sicuramente quella che si è tenuta in piazza Santi Apostoli, denominata Insieme. Va bene? Questa espressione, questo termine insieme è, come dire, programmatico e di buon auspicio, perché se c'è una cosa di cui la sinistra ha bisogno è proprio quella di mettersi insieme, cercando di evitare inutili distinguo, per carità, inutili magari è un'espressione forte, diciamo pure per evitare che i distinguo prevalgano su ciò che invece ci dovrebbe tenere insieme. Io ero a Roma, è stata una bella manifestazione. A Roma in piazza Sant'Apostoli non c'era un leader, c'era porto solo per le idee. Il leader si vedrà nel primo porto, c'è una base pronta a mobilitarsi dal piazza e a costruire il programma in campo largo, dalla democrazia, dal progressismo, dalla proletarietà e dal centro-sinistra. Ho detto che mi occupo di lavoro, sì, ma il lavoro è differente. Sappiamo che dobbiamo ancora firmare 42 contratti di lavoro, non è una cosa. Chiediamoci perché. Ma quello che mi ha colpito di sabato erano anche le tante associazioni che erano presenti. E mi ha colpito anche l'intervento della Presidente dell'ACI, Francesca Giavazzi. Mi ha colpito anche la presenza dalla Presidente della Camera Bodrini, mi ha colpito anche la presenza di Gianni Cooper, il Ministro Orlando. Questo gli deve dire qualcosa. Ma purtroppo ho vissuto anche un momento di dispiacere, perché in piazza c'erano anche 10 operai dell'Unità che mi hanno consegnato questo. Se la tutela tanto lo vuole, lo posso consegnare. Non voglio dire molto, questo era in piazza per consegnare a Bertani e alcuni ancora che erano del PD per riprendere alla segreteria che sarà giovedì sera del Partito Democratico. Non voglio allungare, voglio dire solamente che come articolo 1 cercheremo di essere presenti nelle piazze, non so quando, come, non so ancora le date, ma saremo nelle piazze per farci conoscere e se la gente vuole dirci qualcosa, siamo pronti anche per dare delle risposte. Cercheremo di fare anche iniziative, cercheremo veramente un po' più sul tema di lavoro, lavorare con i sindacati. Sarebbe meglio che la sinistra e il sindacato scrivessero una pagina insieme sul tema del lavoro. Il Partito Democratico fin dall'inizio, ma negli ultimi anni con il senso più il pensiero delle proposte della minoranza, quella di Bersani e di Speranza, e ho visto le posizioni di Renzi sempre più diverse, più distanti dalle mie.
senso di non rinnovare la tessera del Partito Democratico e di iscrivermi all'articolo 1 del Movimento Democratico e del Progressista. Finalmente anche Mona nasce all'articolo 1. Ci siamo presentati in una prima uscita perché il 23 giugno con il coordinatore nazionale Marco Speranza, e oggi appunto con questa conferenza stampa vogliamo presentarci alla nostra città e ai territori della nostra città. Ci siamo arrivati in genitori da, quindi l'idea è quella di andare verso l'economia invece che vado verso l'economia circolare, quindi non puntata all'inserimento, non votata all'inserimento dei rifiuti, ma votata al recupero, all'utilizzo di tutto quello che si può utilizzare. Quindi chiusura degli inceneritori possibile e utilizzo dei fondi europei che esistono per l'attivazione di piattaforme di trattamento a freddo. Questo è un punto abbastanza importante perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei problemi. Non solo per la Lombardia, che siamo una delle regioni più inquinanti, non solo in Italia ma a livello mondiale. Quindi dobbiamo sicuramente intervenire per modificare questa tendenza. Si vede, sono scritto Fabio, appunto. Io coordinerò, diciamo, la comunicazione del movimento, sarò molto breve, appunto creeremo quanto prima delle pagine sui vari social nostro movimento stesso e inizieremo a creare anche delle newsletter dove comunicheremo ai vari, a chi si iscriverà, diciamo, tutti i vari, le varie iniziative che faremo all'interno del movimento a livello cittadino. Per dare la mia piena disponibilità e sostegno a quanto viene fatto anche nei prossimi mesi per le iniziative parlamentari sul territorio che sono e saranno necessarie. Partire dalle prossime iniziative che avremo anche di far conoscere, diciamo, la nostra proposta politica nei paesi, nei territori circostanti, sui mercati, nelle piazze. Io l'ho chiamata così operazione politica, non è un caso, perché noi in questo momento non è che stiamo proprio costituendo un partito, è un'operazione politica che potrà senza dubbio costituire un partito. Come un'operazione politica è stata quella del primo luglio, che ha già messo insieme dei pezzi come il campo progressista con Pisapia, articolo 1 rappresentato in quella piazza da Bersani, ma potevano essere semplicemente anche altri leader nazionali di questa proposta, di questo movimento politico. Altri pezzi che vengono citati meno, ma io penso siano molto importanti, a cui anche Giuliano Pisapia tiene molto, e secondo me con un'unica importanza. Sono quelle esperienze che ormai nel nostro paese sono molto diffuse, in tutte le città, in tutti i territori, in tutte quelle liste civiche, del civismo, che rappresentano anche persone, oltre che bisogni, che rispondono a bisogni, ma anche persone che in questo momento non si sentono rappresentate o non vengono neanche da nessuna storia politica, ma che proprio sono senza dubbio democratiche, progressiste, collocate appunto in uno spazio di sinistra, che io penso appunto sono forze che messe insieme diventano una grande forza. Un tempo a sinistra si parlava.